Andiamo ora a Bergamo, dove si è appena conclusa la prima fiera nazionale del turismo gay, Carlotta Macerollo. Una società lontana dai pregiudizi, luoghi di cultura e raffinatezza dove l'apertura al diverso è di casa. Sono i preferiti dal turismo gay friendly, un settore che rappresenta una fetta importante del comparto in Italia, con ben 3 miliardi e 200 milioni di fatturato l'anno, pari circa al 7% del volume di affari complessivo. Lo testimoniano offerta alberghiera e guide dedicate, siti internet e ora per la prima volta anche una fiera nazionale che si è conclusa oggi a Bergamo nell'ambito della manifestazione No Frills, sotto il patrocinio del Ministero del Turismo. L'obiettivo è quello di far fronte alla crisi con un'offerta sempre più mirata. L'Italia ha una grande tradizione, italiani in Italia, italiani all'estero, dobbiamo innovare il prodotto, è giunto il momento di fare delle operazioni importanti. Il consumatore omosessuale è un cliente interessante, spiegano gli operatori del settore, con una buona disponibilità economica. Spesso non ha figli, ama viaggiare e spendere. Finora si è diretto verso mete europee rinomate come Mykonos, Gran Canaria e Tel Aviv, e l'Italia non vuole essere da meno. In crescita la domanda per il Salento, Viareggio e Roma.